Dimmi una cosa, Buster. Che ne pensi dei negri? Beh, se intendete la razza, non so cosa dirvi. Non è una cosa di cui vergognarsi. Il fatto è che non si può giudicare una razza. Chiunque giudichi generalizzando è un ottuso. Ogni uomo è diverso. Per me non c'è mai stata differenza. Neanche l'ombra? No, mai. Beh, certo, non ho conosciuto molti negri liberi, ma quelli che ho incontrato a Portland, a Bangor, voglio dire, li guardavi negli occhi e vedevi un uomo. C'era una scintilla divina in loro, come mia madre usava definirla, e non c'è altro che conti. Le razze sono fatte di uomini. Che capolavoro è l'uomo. Così infinito in facoltà, forme e movimenti. Così preciso e ammirevole. Nell'azione, simile a un angelo. Bene, se è un angelo, come dite voi, allora deve essere un angelo sterminatore. Colonnello caro, siete un bravo uomo. Vedo una grande, enorme differenza fra noi, eppure vi ammiro, ragazzo. Siete un idealista, un'anima candida. In verità, colonnello, non c'è una scintilla divina. Ci sono molti uomini vivi che valgono meno della carogna di un cane, credete a me. Quando li vedi scannarsi l'un l'altro come li ho visti fare in Irlanda. Eguaglianza? Io combatto per il diritto di provare che sono migliore di molti di loro. Dove avete visto questa scintilla divina in azione, colonnello? Dove avete osservato questa magnifica eguaglianza? Non ci sono due cose uguali o con uguali possibilità su questa terra. Non una foglia, non un albero. Ci sono molti peggiori di me, altri migliori. Ma non credo che razza o nazione c'entrino qualcosa. Ciò che conta, colonnello, è la giustizia. Per questo sono qui. Verrò trattato per ciò che valgo, e non per quanto valeva mio padre. Sono Kilrain, e all'inferno tutti i gentiluomini.